Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Crescono i casi, cresce il numero dei contagi e questo trend era stato già di fatto annunciato dal direttore generale D'Urso. Boom di quarantene che superano una quota consistente, in ospedale salgono i ricoveri. Una situazione che, come detto, in parte era preannunciata. Ovviamente la raccomandazione è quella di procedere alla vaccinazione regolarmente. Nel pomeriggio, con cerimonia presso la Prefettura di Arezzo, è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica ai Vigili del Fuoco Massimiliano Citernesi, Diego Norcini, Matteo Parri e al Caposquadra Antonio Biagi. Questo per un intervento del 6 marzo 2020, un intervento di soccorso di un autista che aveva avuto un incidente in autostrada ed era positivo al Covid. Il prefetto Maddalena De Luca ha consegnato una menzione particolare anche al giovane Daniele Bianchi, facente parte della squadra di soccorso, che per la sua età non poteva acquisire l'onorificenza. Per quanto riguarda lo sport, stasera alle 21 nella sala dell'arbitro club presso lo stadio di Arezzo è in programma l'assemblea di Orgoglio Amaranto. All'ordine del giorno rendicontazione dell'attività del comitato, analisi del bilancio dell'Arezzo e presentazione dei progetti che il comitato intende attuare. Con il perdurare della pandemia l'assemblea ovviamente si svolgerà seguendo tutte le direttive previste. Queste erano le nostre breaking news.